Un'opzione nuova per l'insegnamento, per formare anche i formatori, messa a disposizione dell'Atletica Interflumina nella sede del Centro di Medicina dello Sport di Via Baslenga a Casalmaggiore, a due passi dal centro sportivo. Un dibattito, o meglio una tavola rotonda con Silvia Lolli, professoressa di educazione fisica e sportiva e soprattutto sociologa dello sport, giunta appositamente da Bologna. Attorno al tavolo, insegnanti di educazione fisica delle varie scuole di diverso ordine e grado, con sede a Casalmaggiore. Da tempo ho ragionato sui bisogni della società rispetto al nostro ruolo professionale di insegnante di educazione fisica o di laureati in scienze motorie attualmente. E qui Carlo Stassano mi ha invitato a dialogare con alcuni colleghi rispetto alla proposta che è poi venuta da un'intervista della dirigente della scuola di Otti. Rispetto ai bisogni educativi che hanno i giovani oggi e in un patto di corresponsabilità o di responsabilità del territorio. Io da tempo credo alla funzione mia di insegnante di educazione fisica perché siamo gli unici professionisti che possono lavorare per la persona e soprattutto per i giovani, nella loro complessità di persone, quindi dal corpo agli altri aspetti della personalità che sono di tipo intellettivo, sociale e psicologico. E lavorando col corpo in primis possiamo aiutare i disagi giovanili, ma anche i disagi delle altre età della vita. Quindi per il benessere anche fisico, ma io direi psicofisico e sociale di questi giovani e di tutta una comunità di appartenenza, perché poi dai giovani ci potrebbe essere il discorso dell'educazione anche delle famiglie, eccetera.